Bella Hadid svela i segreti della sua beauty routine. Tutti hanno una propria beauty routine, ma qual è quella di Bella Hadid? La modella ha i suoi segreti per apparire sempre al meglio e con la pelle fresca e riposata. Musa di Dior sotto gelag. Quando si ha la fortuna di nascere Bella Hadid non si deve fare molto per essere, appunto, belle, ma ogni ragazza ha qualche piccolo segreto nascosto nel cassetto per essere sempre al top. E la modella non è esente da questa tradizione tipicamente femminile, soprattutto perché fa un tipo di lavoro che spesso la porta a viaggiare e dormire poco a causa degli effetti del gelag. Chiunque si sia trovato a cambiare spesso paese e città per motivi legati alla professione sa che questa cosa ha delle controindicazioni che si chiamano occhiaie, gambe gonfie, pelle stanca e lucida. E con tutto il bene per Bella Hadid queste sono cose che riguardano anche lei, che sembra un angelo sceso in terra con le ali e i migliori auguri del paradiso. La hit girl più famosa del momento si trova in questo momento in Corea dove è andata per realizzare un servizio fotografico con Christian Dior, di cui è la nuova musa. Ed è proprio in quest'occasione che Bella Hadid ha svelato i suoi segreti per essere sempre al meglio e anche quando non dorme da 24 ore. Correttore illuminante. Bella Hadid non ha fatto nemmeno in tempo a scendere dall'aereo che ha realizzato un servizio fotografico per Christian Dior e poi è corsa a un party organizzato dalla Maison a Seoul apposta per lei, le altre modelle e le socialite presenti. Lungi dal voler fare finta di essere sempre perfetta, ha ammesso che quando viaggia, per non far risaltare troppo gli effetti del gelag sulla pelle, ha dei prodotti che usa per limitare i danni. Ovviamente per non sembrare troppo stanca uso il correttore di Dior. C'è questo flash illuminazer che è fantastico, lo metti intorno agli occhi e sotto il mento. Ti illumina tutto il volto e quello che faccio ogni volta è praticamente immergerci la faccia. Naturalmente non finisce qui, perché ci sono anche dei prodotti di bellezza di cui ormai Bella Hadid non può più fare a meno, come il rossetto Dior Rouge 999, che indossa in tutte le occasioni, anche per andare a fare la spesa probabilmente. Ma che è per il primo appuntamento. Quando si esce per la prima volta con un ragazzo si vuole sempre fare bella figura e apparire al top e anche Bella Hadid non è da meno. La socialite ha confidato che al primo appuntamento tende sempre a usare molto trucco sul viso. Insomma, se alcune preferiscono un look acqua e sapone lei non ha paura di esagerare col make-up, forse per tenere alta la sua fama di supermodella più richiesta al mondo. A guardarla non si direbbe, eppure Bella Hadid ha solo 21 anni, forse anche per lo stile di vita che conduce ormai da diverso tempo, sembra decisamente più grande sia di aspetto sia di intelligenza. Chissà cosa le riserva il futuro.